Ciao a tutti, sono Thomas De Gasperi, sono un atleta di sci nautico, 2 volte campione del mondo. E sono nato e cresciuto sul lago di Caldonazza a Trento, dove ho cominciato la mia attività a 5 anni, grazie anche al supporto dei miei genitori che hanno ancora tuttora una scuola di sci nautico sul lago di Caldonazzo. E adesso mi trovo in Florida durante il periodo invernale. E durante il periodo estivo ritorno a Trento appunto ad aiutare un pochettino la scuola sci nautica dei miei genitori e fare le gare del Pro Tour e di Coppa del Mondo durante il periodo estivo. Ma un ricordo bellissimo che ho di quando ero bambino, io e mio fratello eravamo costretti praticamente a essere al lago tutto il giorno durante il periodo estivo perché i miei genitori lavoravano lì. Mi ricordo che avevo tanti amici, miei compagni di classe, compagni di calcio, anche compagni di classe di mio fratello che è un po' più vecchio. E mi ricordo che sciavamo la mattina, ci allenavamo la mattina e poi il pomeriggio giocavamo sempre. Quindi un ricordo bello è sicuramente passare del tempo con i miei amici, ma anche appunto la mia carriera cominciava a prendere forma, anche se è cominciato solo come un gioco. Mi ricordo che i miei genitori erano sempre molto impegnati con la scuola, quindi insomma, i momenti in cui riuscivo a stare con loro in acqua durante le mie fasi di allenamento, insomma, sono sempre bei ricordi. Quindi, lo sci nautico viene maggiormente praticato su laghi bacini molto piccoli per appunto avere le condizioni del lago piatte, perché nello sci nautico il vento e le onde non aiutano di sicuro la performance dell'atleta. Un lago piccolino, un lago scavato apposta sono ideali. Ad esempio, sul lago di Caldonazzo noi siamo è un luogo ideale perché le condizioni sono sempre ideali per lo sci nautico. Sul lago di Garda o dove c'è molto vento, sul mare non vengono praticate. Non viene praticato lo sci nautico per appunto le condizioni del lago. Allora, ti chiedo di rispiegarmi un po' le discipline, come sono. Allora, nello sci nautico ci sono 3 discipline classiche che sono lo slalom, le figure e il salto. Io pratico solo lo slalom, che praticamente la barca percorre un percorso rettilineo a 58 km orari. E lo sciatore alternativamente deve fare 6 boe a destra e a sinistra. Finito il percorso, in una gara ci si ferma dopo il campo di slalom e il giudice in barca accorcia la corda e si ritorna 6 boe. Ci si ferma e si accorcia ancora la corda. Vince chi fa più boe con la corda più corta. Mentre nelle figure è un po' più libero, lo sciatore ha a disposizione 2 passaggi avanti e indietro, uno di 20 secondi e un altro di 20 secondi, nei quali deve fare praticamente le figure più difficili che riesce in questo appunto, in questi 20 secondi. Ogni figura ha un punteggio e a fine sciata viene dato appunto un punteggio. Chi fa più punti chiaramente vince. Nel salto c'è un trampolino e un percorso di gara dove la barca passa in mezzo, rettilineo. E lo sciatore si allarga verso destra e poi taglia verso il trampolino. E chiaramente più tardi va, più velocità prende e più tardi arriva sul trampolino. Chi salta più lungo vince la gara. E a disposizione ogni sciatore 3 salti in gara. Il record del mondo sono sui 75 metri. Calcolando che la barca va a 57 km all'ora e l'atleta quando taglia arriva a una velocità di circa 100-110 km all'ora. Ti faccio una domanda perché poi quando ci siamo sentiti io un po' studiato. Allora, mi dicevi che prende oggi le barche hanno una sorta di GPS, hanno un sistema per cui voi siete in qualche maniera, diciamo, tutti nelle stesse identiche condizioni di partenza e di arrivo. E mi spieghi un po' questa cosa qui, perché poi ti faccio una domanda che è legata alle Olimpiadi, che mi avevi accennato, ma che poi ho studiato un pochettino e Cosa ti mi parlo hanno. del GPS? Sì, parlami del GPS, cioè del fatto che la barca oggi è una delle migliorie più importanti che avete nel vostro, diciamo, nel vostro Settore? sport, è stata quella dell'introduzione di alcune condizioni particolari per il pilota della barca.
che va a una velocità costante per tutti, ha un GPS, non si sposta né a destra né a sinistra perché è un Si metro in sposta palo. se, non si sposta se il pilota è bravo. Ok, insomma, diciamo che Certo. sia anche corretto, immagino, però. Esatto. Ok. Ma nello sci nautico negli ultimi 10 anni è stato introdotto l'uso di un sistema satellitare che mantiene la velocità costante durante il percorso nello slalom, nelle figure e anche nel salto. Stanno introducendo appunto questo nuovo sistema che, anzi, è già stato introdotto questo nuovo sistema che calcola quanto il pilota va da destra a sinistra per non facilitare o creare dei danni allo sciatore. E sono accurati a circa 1 o 2 centimetri, quindi appena il passaggio viene completato, il GPS che mantiene la velocità costante manda anche un grafico in torre giuria che fa vedere appunto, mostra tutte queste quanto il pilota sia andato a destra e a sinistra durante il passaggio. Se esce di 10 centimetri o da una parte o dall'altra, il passaggio deve essere rifatto. Tutto. Ecco, ossia come funziona? È un GPS e funziona con i satellite. Praticamente Allora, questo qui che cos'è? guarda, allora, la funzione principale è questa, che ti mette ti dà una lista di attività: Ok. slalom, figure, salto. In questo caso è slalom gara, Ok. jump gara, salto gara, figure gara, slalom allenamento, salto allenamento, figure allenamento. Perché, che differenza c'è tra farlo? Ti faccio un esempio: nel trick allenamento hai anche il cronometro per calcolare i 20 secondi della gara, per Ah, ok. cui l'allenatore può controllare che lo sciatore finisca il suo programma di gara nei 20 secondi che gli sono concessi. Ah, ok. La gara di figure sono due passaggi da 20 secondi l'uno, per Ah, cui quindi poi in allenamento. addirittura un sistema diverso di allenamento di gara. Certo, se andiamo sullo slalom, abbiamo il settaggio della corda, la lunghezza della Ok. corda. In questo caso l'ultimo sciatore ha finito Ah, con la 11, corda 20. 11-25. Poi abbiamo la velocità che viene impostata Ok. a richiesta del coach o dello sciatore. E che però può essere nelle gare ufficiale a quanto? La massima per gli uomini sono 58 km Ok, all'ora. però io posso andare a 30, no? No, no. No, c'è un quindi. regolamento che Ok. prevede che tu non vada a 30. No, se sei piccolo, No, no, però c'è un range entro il quale devo stare, se cioè hai 10 tecnicamente. anni puoi entrare a una velocità molto, molto più bassa, però. Ok. Per esempio, prima ti ho detto slalom gara. Qui è Ok. slalom gara, se vedi, la velocità va su di 3 in 3, co come da regolamento. Ok. Invece, se io ti metto lo slalom allenamento, se tu guardi la velocità 57,9, 57,8, Ah, io posso ok. scegliere di 0,1 in 0,1 Ok. per far abituare lo sciatore a determinate Ah, situazioni. ok, perfetto. Cosa fondamentale di questo sistema è diciamo, la ripartizione del gas della barca, Sì. della compensazione del gas della barca con delle lettere che sono a scelta dello sciatore: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ah, ok. Prima dell'allenamento o prima della gara, lo sciatore comunica alla giuria e al pilota la lettera con cui desidera essere trainato in gara. La lettera indica il punto dove il motoscafo stacca il gas, l'incremento di gas che gli viene richiesto dallo sciatore, e il Ok. momento in cui lo riattacca. Non so, Ah, ok, no, no, ho capito, ho capito. praticamente. A1 ha una certa situazione di stacco e di riattacco, B1 è un pochino la situazione di default, e C1, C2, C3 è la situazione in cui il gas viene riattaccato prima e viene usato di solito da sciatori più esperti. Caratteristica che ti dicevo si è un po' legata al discorso delle Olimpiadi è che oggi stanno cercando di introdurre
il cable board, cioè corretto, bravo. Sì, del wakeboard, esatto. E una delle, diciamo, delle difficoltà principali era garantire a tutti una perfetta condizione di parità. Può essere vista come informazione. Ma sai, nel cable i laghi sono artificiali, quindi è molto piccolo come cosa. Non è che, Capito. almeno che non venga l'uragano, è uguale per tutti, Ah, ok. anche nello sci nautico. Le condizioni pressa poco sono uguali per tutte, ecco. Allora, basta, questa non te la faccio neanche come domanda. Passiamo direttamente alla caratteristica, alle caratteristiche, sì, diciamo, degli Dello sci, sci? dello sci e dello scarpone, se me li vuoi descrivere, visto che, per esempio, ho fatto un'intervista anche a Caruso, Tasso Caruso, Ah, l'hai parlato lui? e lui mi diceva che mentre tu hai uno sci, che ho fatto una domanda molto simile alla tua, a lui mi ha detto che utilizza degli sci standard, cioè non ha preferenze. Invece mi piace molto No, il il mio è una forma fatta apposta, ma questa forma è nata 10 anni fa. Io conosco molto bene il proprietario dell'azienda che fa questi sci, che No, 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 fanno anche sci da neve. è la parte che mi interessa di più, cioè nel senso che, come ti accennavo l'altra volta, cioè, i grandi campioni si riconoscono perché sanno individuare, nelle attrezzature che utilizzano la cosa di cui hanno bisogno per migliorare, Ma per vuoi che ti dimostrare. racconto la storia? Ok. Se assolutamente sì, se hai la possibilità, sì, se ti Certo, basta. allora parto col mio sci e dopo la spiego un Va bene, pochettino. vai. Ok. Allora, questo è il mio sci che io uso in gara. È uno sci da slalom con uno scarponcino attaccato con del velcro, molto forte. E poi qua ho un'altra scarpetta dietro che praticamente io infilo solo il piede prima della lasciata. E uso questo scarponcino di neoprene che viene fatto e lo infilo qua dentro. Ecco, la caratteristica di questo sci è che è stato fatto appositamente per me. Quando io usciavo con questo brand ancora prima di fare questo sci, avevo già l'idea di fare uno sci un pochettino un po' più largo e asimmetrico. Questo è il primo sci nello sci nautico da 30 anni a questa parte, che è stato fatto in modo asimmetrico. Cosa vuol dire? Che io, avendo un piede davanti all'altro, essendo col destro avanti, ho una curva on che è un po' più facile e una curva off che è un po' più difficile. Sulla curva off, siccome si gira molto di più sul peso davanti, sulla gamba davanti, ho fatto fare questo sci leggermente più largo da una parte per avere più supporto, mentre la parte off, che sarebbe la curva a destra, la 2 e la 4, è un pochettino più stretto. Questo mi permette di avere più mobilità sullo sci e quindi ottenere un raggio di curva molto più stretto e avere ad ottenere anche dei risultati. Ecco, questo sci non si può trovare sul mercato perché appunto è fatto per me. Caratteristicamente è uno sci di 66 pollici, fatto in fibra di carbonio con una deriva metallica dietro fatta di alluminio. Questa l'assetto io in base ai miei numeri. Misuriamo la profondità della deriva, la distanza dalla coda e la lunghezza della deriva. E poi abbiamo questi spoiler qua che sono delle alette per permettere lo sci di frenare un pochettino di più in curva e darmi appunto la possibilità di ottenere una curva più ottimizzabile. Ecco. Basta, ci sono tante componenti che fanno uno sci che funzioni o no. Abbiamo la parte bassa interna, scusa, la parte esterna sotto dello sci dove c'è un tunnel e poi c'è anche una parte piatta, lo chiamiamo flat spot, che in base a dove è sullo sci ti permette di muoverti sullo sci senza che lo sci reagisca troppo. Poi c'è un rocker di punta, di punta, quanto lo sci si alza da metà, diciamo, verso la fine dello sci, e un rocker di coda, che è molto più leggero rispetto alla punta, ma c'è anche un rocker qua, ecco. E ogni anno io testo degli sci, soprattutto i miei, dal mio stampo, per trovare lo sci ottimale, cambiando il rocker della punta, cambiando quanto carbonio ci mettiamo in punta, a metà e in coda,
perché lo sci reagisce molto, molto diversamente con vari numeri di rocker e anche con quanti fogli di carbonio mettiamo. Tu Può andare? sì, assolutamente interessantissimo. Tu senti tanto la differenza tra uno sci e l'altro? Sì. Ah. Calcola che abbiamo un macchinario che noi abbiamo un macchinario che testa quanto lo sci sia rigido. Praticamente viene messo su questo pianale, c'è un punto metallico che spinge, e in base a quanto lo sci reagisce alla spinta, si calcola quanto sia rigido o molle lo sci. Cambiando in America chiaramente usano le libbre, ma già avendo 5 libbre più rigido o più mollo in punta, cambia tutta la dinamica dello sci. Si piega di più, quindi non reagisce bene alla curva, e se è troppo rigido accelera bene, ma non troppo rigido quando si piega. Quindi ci sono tantissime componenti che possono aiutare o metterti in difficoltà nello sci da slalom. La stessa. Ti faccio una domanda perché è una cosa che mi incuriosisce. Diciamo che il movimento può essere assimilabile anche a quello dello sci classico, cioè dello sci da neve. Lo sci da neve alpino? Non lo so, cioè nel senso il carving, a me viene in mente il carving perché voi Sì, ruotate. chiaramente non ci pieghiamo così tanto, perché, però è un movimento soprattutto di gambe. Ah, ok. Perché ne nello sport, nello slalom è l'unico sport al mondo nel quale c'è una decelerazione e un'accelerazione così rapida dietro la barca. Ah, Perché okay. Beh, effettivamente quando tu tagli e poi ti esatto, rimetti. arriviamo a 10 km all'ora in curva, la barca va a 58, ma acceleriamo da 10 km a 110, quello che arriviamo, in 7-8 metri. E non c'è nessuno sport che ti permette di accelerare e decelerare in questa maniera. Ma ad esempio, preparazione fisica fuori dall'acqua, che cosa fate? Di tutto. Ma la preparazione fisica è molto completa, perché tanti pensano che lo sci nautico sia solo un lavoro di braccia, assolutamente no, ci vuole tanto lavoro di core, di gambe e anche insomma, della parte alta del corpo. Io lavoro tanto in palestra, in una palestra specializzata per atleti negli Stati Uniti, che segue tanti golfisti, sciatori, gente del wakeboard e tanti altri sport. E lì proprio il nostro focus è più concentrato sullo sport che facciamo, e io ad esempio facciamo tantissime gambe, ma movimenti differenti rispetto allo squat che la persona, diciamo, normale fa in palestra. Sono movimenti molto completi che mentre fai lo squat magari alzi anche un peso con una mano e l'altra mano la usi per lanciare un altro peso. Quindi è una cosa anche un po' di sincronia e molto completo per il corpo. Quindi sì, io faccio tante gambe e tanto core. Non ti preoccupare, io ho le campane, tu c'hai gli aerei. Ah, ecco, io ho l'elicottero. Okay. Una domanda che mi viene in mente è, ti ha in qualche maniera, tu sci anche, fai sci classico, cioè Io ho sci fatto gare alpino. da bambino, essendo qua E in secondo Trentino. te quello in qualche maniera ti ha aiutato? No, non assolutamente. No, Ma una lo sci. domanda che mi è venuta in mente adesso. Perdona, perché un po' di tempo fa sono andato a fare in Alta Badia delle riprese per la storia dello sci sostanzialmente e mi raccontavano che lo sci è passato dagli sci molto alti quando A quelli erano più larghi, certo, a più quelli bassi. più bassi, più larghi ed oggi invece sono ritornati a una via di mezzo, diciamo, perché il raggio di curvatura diciamo, era prima troppo lungo, poi troppo corto, adesso è una via di mezzo per cercare di trovare un. Però nello sci da neve possono cambiare i tracciati, noi non possiamo. Ah, ok, quindi il Cioè, vostro. loro possono cambiare, ogni tracciato è diverso, magari possono cambiare la distanza tra una porta e l'altra. Se adesso è molto più ritmico, più dinamico, magari hanno bisogno di sci un po' più veloci.
Sono stati previsti, ad esempio, delle possibili variazioni sul vostro, Ma o variazioni. quantomeno se magari hanno provato a inserire delle variazioni che poi Non magari. ancora, ma pensavano di aumentare la velocità perché ormai siamo arrivati quasi al limite con la Ah, corda ok. corta. Il record del mondo è tuo? No, no, magari. Sono andato vicino un paio di volte, ma non è mai stato mio. Ok. Ok. Io te lo auguro, nel senso che. Grazie. E allora, guarda, no, le cose sono molto interessanti. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è collegata con lo scarpone. Prima di tutto è perché uno sci e non due sci? E soprattutto, cioè, quando è avvenuto il cambio, se c'è, beh, perché immagino negli anni 50-60 si facessero le gare magari con due sci, non con uno soltanto, o è sempre Nello stato. slalom è abbastanza, insomma, se hai due sci la velocità che puoi creare è diversa, con uno sci prendi molta più velocità. Ok, e lì c'è stata invece l'introduzione dello scarpone rigido, parecchi anni fa, ma c'è Sì, allora l'introduzione. lo scarpone rigido. Ti metto da solo. Vai. Allora, lo scarpone rigido nello sci nautico è stato introdotto circa 15-20 anni fa. Io lo uso da circa il 2000, 2008, 2009, forse 2007 anche. Mi dà la possibilità di avere intorno alla caviglia di essere molto più stretto e quindi ad ogni mio movimento lo sci reagisce in modo molto più rapido. Tanti ancora usano la scarpetta di gomma. Chiaramente le scarpette di gomma di adesso non sono come quelle di 20 anni fa, sono molto più rigide. Però dico, direi che la maggior parte degli sciatori pro nel circuito mondiale, io direi il 90% hanno la scarpetta rigida. Ecco, normalmente si può usare degli inserti con delle viti per attaccarlo allo sci. Io uso un velcro molto forte di 400 dentini per centimetro quadrato, quindi. Insomma, in caso di necessità dovrebbe anche staccarsi. Non sempre cade, però cerchiamo di non cadere. Ecco, è uno scarponcino classico quasi da rollerblade e niente, uso questi tre ganci in metallo e poi il mio boot che si infila dentro, ecco. Ok, e un'altra cosa che ti chiedo è come mai è soltanto uno e non due? Ma non so cosa mi risponderti perché è una cosa, avendo solamente uno sci, forse No, riesci a non prendere. intendo due sci, è un Ah, l'attacco. ok, quella è una cosa personale, eh? È una Ah, cosa ok. personale. Cioè, io ci sono tanti ragazzi, tanti atleti che usano le due scarpette e tanti che usano il kicker, che è praticamente. Allora, io uso un kicker dietro che è praticamente solamente un laccetto, io ci spingo dentro lo sci molto, il piede, scusate, metto il piede, lo spingo dentro abbastanza con violenza, ma, e questo mi permette di far cosa? Di quando cominciare la curva, di portare anche il peso sulla parte davanti dello sci e usare il piede davanti, che comunque avendo il piede libero, il tallone libero, mi dà la possibilità anche di alzarlo. È una cosa molto personale perché ci sono tanti altri pro che usano la doppia scarpetta. Lo sci, mentre tanti anche usano questo tipo di scarpa sul piede posteriore. Quindi non c'è una regola per, cioè nel senso una No, condizione. puoi fare quello che vuoi. Ok. E questo è un vantaggio per alcuni, è uno svantaggio per altri. Cioè, Una personale, cosa, è una una cosa scelta che. personale, si provano tutte e due, poi si vede quello che va meglio. Io, ad esempio, uso questa qua perché da bambino mi ero tagliato la parte dietro del piede e avendo due scarpette di gomma non riuscivo a metterci dentro il piede, mi aprivo la ferita ogni volta. Ah, Allora mio ok. papà mi aveva messo questo, allora la prima settimana era molto difficile, però dopo non riuscivo più a tornare indietro, ho sempre tenuto questo. Vabbè, no, vabbè, non so, cioè, mi viene in mente una cosa che mi avevano raccontato, sì, molto simile, cioè nel senso che ho iniziato così, cioè, no, vedi, Shelby, Brando? che, no, eh? No, 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 Brando, no, perdonami. no, è una cosa che è legata al mondo del calcio, ho fatto un'intervista legata ai portieri, e c'era, mi raccontavano Reus, che fa i guanti, Certo. mi raccontava che, per esempio, per Szczęsny, che è il portiere della Juve,
Quando era alle giovanili, quindi frequentò 12, forse 12-14 anni, si ruppe una mano giocando a pallone, cioè nel senso che gli tirarono e quindi si ruppe, non so, forse le dita. Quando è diventato professionista è riuscito a farsi fare dei guanti che hanno delle, Supporti. non delle stecche, ma sono più rigidi, Sì, ok? certo. Perché lo fanno stare più sicuro. In realtà loro nel racconto mi spiegavano che non c'è nessuna differenza tra il guanto normale e quello, è soltanto una questione mentale di maggior Ma sicurezza. dai, Sì, tant'è vero che pazzesco. mi faceva l'esatto opposto di Handanovic, che anche loro costruiscono guanti anche per lui, Li dove lui fanno. vuole la parte dietro che sia soltanto una muta, cioè non vuole assolutamente che ci sia nulla che irrigidisca il guanto. Però dice, è soltanto una questione di testa, cioè nel Vabbè, la senso testa vince. se sei più concentrato, più rilassato, perché pensi che quella cosa ti possa aiutare, che è solo tua, giustamente ti Guarda, passa. io vedo tanti sciatori che in base, prima della gara, in base alla temperatura dell'acqua, cominciano a cambiare la deriva, quella che ho spiegato prima, la mettono un po' più front. Ma io dico, ma cosa fate? Cioè, nel senso, ok, perché c'è l'acqua un po' più fredda, che è più veloce, vuoi un po' più, meno draga, però io voglio essere, arrivare sul pontile e sapere che quello che ho sotto i piedi è quello che ha funzionato ieri. Capito? Dopo me lo aggiusto io. Sì, no, no, è perfetto. Non Guarda, voglio ti avere faccio. sorprese. No, guarda, siccome è molto interessante, ti faccio l'ultima domanda che è perfetta perché poi tanto tutto quanto il resto ce l'hai. Prossime gare e prossimi impegni, quali sono? Ma le prossime gare sono appena tornato dagli Stati Uniti adesso e abbiamo fatto gli US Master la settimana scorsa, le prossime gare sono in Francia e tra una settimana, quindi metà giugno per una prova di Pro Tour, dopo andremo in Spagna per un'altra prova di Pro Tour, saremo a Brescia per un'altra prova di Pro Tour, queste sono tutte tappe del Pro Tour americano e mondiale. E dopo l'Italia torneremo in Francia, Inghilterra e Norvegia. Dopo c'è una piccola pausa nel periodo di agosto e a fine agosto tornerò negli Stati Uniti, andiamo a Seattle, poi in California e in South Carolina per altre tre prove del Pro Tour. Rientro in Italia che a metà settembre ci sono i campionati europei assoluti a Recceto, al Centro Federale di Novara della Federazione Italiana e poi ritorno negli Stati Uniti che abbiamo gli ultimi 4-5 le 4-5 tappe del Pro Tour, quindi finiremo a tanti. Ah, si può dire che voi seguite l'estate, perché vengo. Prego? Tu segui l'estate, poi. Eh sì, eh sì. Quasi quasi vengo con te, quasi Vieni a faccio trovarmi. però. No, molto bello, molto bello. Ma ti piace più vivere a questo punto? Vedo che vivi molto tempo negli Stati Uniti e molto tempo in Italia. Ah, dipende, l'estate non è bello là perché a Orlando dove sono io è molto, molto, molto umido adesso, umido Però piove si può sempre, dire che fa un fai. caldo, è bruttissimo, non mi piace. Si può dire Poi che fai. Vabbè. l'Italia, casa è casa. Certo, ognuno ha i pro e i contro, nel senso gli americani testa non ne hanno, cioè proprio parlare come con i muri, però per avere la possibilità di allenarsi, materiali. Bisogna essere lì, bisogna essere lì perché è tutta un'altra cosa. Cioè la disponibilità che ho rispetto all'Italia, perché qua per andare uno sci ci vuole più tempo, deve essere sdoganato ora che ti arriva, poi se c'è qualcosa che non va devi mandarlo indietro. Lì in 2 giorni fai tutto. Ma perdono, non voglio fargli gli affari tuoi, ma tutte le volte che entri tu hai una green card, no? No, io adesso sono diventato doppio cittadino. Ah, ok. Ho due passaporti, quindi quando vado in America uso il passaporto americano, quando vengo in Italia uso il passaporto No, italiano. perché sapendo quanto sono rompiballe su queste No, no, cose. no, no, l'ho fatto ancora 5 anni fa, sono diventato cittadino. Ah, Ho ok. fatto 5 anni di green card e dopo basta. Ecco. Va bene. Ti ringrazio moltissimo, sei Grazie a stato. te, figurati. Se, ripeto, non so se l'altra volta eravamo riusciti a dirlo oppure magari è andata nella parte brutta dell'audio. Se mi vuoi dire esattamente dove ti alleni a casa, in maniera tale che facciamo un po' di In promo. Italia? Sì, la scuola di tuo Ok. papà. In Italia mi alleno sul lago di Caldonazzo, in provincia di Trento, dove sono nato e cresciuto. I miei genitori hanno una scuola da ormai 40, 50 anni, quindi adesso io quando torno do una mano a loro. È un posto bellissimo, lago naturale,
circondato dalle Dolomiti, quindi è il posto che ha di sicuro il mio cuore. E mi piace molto tornare qua e fare appunto il periodo estivo in questo paradiso. Anche una pessima giornata di sci nautico batte una buona giornata in ufficio. Anonimo.